Ciao ragazze, allora prima di iniziare il video degli usati e delle scoperte del periodo, volevo fare una piccola premessa e volevo scusarmi con la ragazza che ha vinto il giveaway perché ancora non sono riuscita a spedire il suo premio. Non perché non glielo voglio spedire, me lo voglio tenere per me assolutamente, ma è proprio una questione di tempo perché ogni volta che sono andata alla posta quando ho chiuso il negozio praticamente non mi hanno fatto più entrare, nonostante il fatto c'era gente nell'ufficio postale. Non mi hanno fatto più entrare, non ho ben capito perché. Quindi di conseguenza, perdonami, ma ancora non sono andata a spedire, cioè ci ho provato, ma non me l'hanno fatto spedire. Al più presto, ti giuro, ti vado a spedire questo benedetto premio. Abbi pazienza davvero e scusami, mi è sembrato comunque doveroso darti delle spiegazioni perché voglio dire, il premio è tuo, sta lì, non te lo tocca nessuno, devo trovare soltanto il tempo per andartelo a spedire. Bene, fatta questa piccola premessa, iniziamo subito con il video e vi faccio vedere le scoperte del periodo. Sono vari prodottini e voglio iniziare con questo primer qui della Splash Cosmetics. Che già ve ne ho parlato, praticamente questo è un primer occhi che si utilizza per pigmenti, ombretti, per pigmenti, ombretti, glitter. Io lo sto utilizzando per fissare le mie sopracciglia. Ne ho un'altra confezione, lo utilizzo davvero poco perché preferisco il primer uniformante per la palpebra, non questi qui che non hanno colore, e lo sto utilizzando per fissare le mie sopracciglia e mi ci sto trovando davvero benissimo. Per dirvi, non avete questo della Splash perché comunque è una marca americana, potete utilizzare anche tranquillamente questo qui di Essence che è fuori produzione, però per quelle ragazze che l'hanno acquistato io ve lo consiglio per fissare le sopracciglia. Tipo come cera, diciamo. Questo qui è il Color Arts Light Base di Essence, che più o meno è come questo qui della Splash Cosmetics. Scusate che sono tozzi, però nel cassetto è tutto uno schifo. E lo sto utilizzando per fissare le sopracciglia, ma ho notato anche che quando vado ad utilizzare, oddio, il kit della Wet n Wild, questo qui per sopracciglia con le polveri. Se riesco perché mi è caduto tutto. Ragazzi, scusate se ho la gomma in bocca, ma essendo la menta mi sfila il naso, la verità. E questo è il kit, insomma. Noto che quando vado ad utilizzare questo kit mi fissa molto bene le polveri e non si smuovono di niente, con tutto che sudate, perché onestamente siamo ad ottobre, ma da me fa ancora caldo, la verità. Quindi di conseguenza ve lo straconsiglio come alternativa alla cera o altri primer che voi utilizzate per le sopracciglia. Se volete smaltire queste tipologie di prodotti qua, io ve li consiglio per utilizzarlo insomma in questo modo. Vi ho fatto anche il video delle sopracciglia su Instagram. Infatti, un'altra novità, voglio fare dei mini video su Instagram, che ne so, per far vedere come faccio le sopracciglia, come posso fare insomma un mini tutorial per un trucco occhi, per le labbra, perché è molto più sbrigativo per me rispetto a girare video che riesco a girarli solo la domenica. Bene, poi vi faccio vedere, continuo, non mi voglio perdere in chiacchiere. Un'altra scoperta del periodo è questa cipria fantastica di Catrice, che è la Prime and Fine. È una cipria illuminante, highlighting powder. Questa qui praticamente è uscita fuori produzione. Quando ci sono stati i saldi Catrice, la mia amica Mara me l'ha presa per farmela provare. E devo dire, Mara riesce a scovare sempre dei prodotti favolosi. Vi faccio vedere, è quella che indosso. Vedete che bel incarnato luminoso che dà. È proprio bellissima ed è questa qui. Sembra bianca, ma in realtà è un rosino con delle perlescenze dorate all'interno, davvero fantastica. Vi consiglio di riscavarla dalla cassettiera se l'avete e ancora non
non lo so, l'avete dimenticata, l'avete accantonata, perché è davvero un'ottima, ottima cipria. Infatti mi spiace che Catrice l'ha tolta dal commercio. I migliori prodotti praticamente, sia Essence che Catrice, di punto in bianco li tolgono dal commercio, da fuori produzione, non si è capito perché. Questa qua è la 010 Fairy Dust. Eccola qui. Ok, poi un'altra scoperta del periodo è questo prodottino di Elf della linea Studio ed è il Warm Bronzer. Praticamente sono quattro spicchi, sono quattro bronzer di quattro tonalità diverse che io onestamente per lo scopo... diciamo, come bronzer non mi piacciono, non lo so perché, non li utilizzo perché sono molto pieni di glitter, non lo so, non mi piace come terra, insomma, e le utilizzo come blush, anche oggi l'ho usato, e ho utilizzato questi tre spicchi qua, col pennello prelevo questi tre prodottini qua, e lo vado ad utilizzare come blush e devo dire che l'effetto mi piace molto perché è molto molto luminoso, mi piace perché mi illumina l'incarnato, dà un tocco glow al trucco e mi piace, insomma, raga. E se avete questo prodottino qua che non utilizzate, vi consiglio di riscavarlo dalla cassettiera, dalla vostra collezione di trucchi e di riutilizzarlo anche come blush perché è davvero bello, perché ci sta che voi magari lo utilizzate come bronzer perché vi piace, ma a me non mi piace affatto. Bene, molto bene. Per chi si sta chiedendo che rossetto indosso, è Pulp di Mulac, che purtroppo dalla webcam noto che non rende assolutamente nulla, perché sembra blu, ma in realtà è viola. Cioè, non ho ben capito perché, ma... sembra blu, ma in realtà è viola, cioè per chi ha e ha visto insomma in giro Pulp di Mulac, vi assicuro che non è così. Purtroppo la luce bianca fa uscire fuori questo colore qui e niente, non è così, però è proprio un bel viola intenso. Bene, andiamo avanti. Allora, prodotti che sto utilizzando tantissimo in questo periodo sono questa matitina di Essence, che secondo me quasi nessuno si è cagata, ed è la Big Bright Eyes Highlight It Funky. Mi sono impappinata con il nome. Comunque è questo matitone illuminante di Essence, che praticamente è un panna con all'interno delle perlescenze rosate, molto molto bello, che io utilizzo come base su tutta la palpebra e poi ci vado a sfumare nella piega dell'occhio un ombretto più scuro. Su Instagram vi ho pubblicato il trucco, vi ho fatto il mini video del trucco che avevo ed ho utilizzato questa matita qua e questa palettina, che è un altro prodotto che sto stra utilizzando in questo. Allora, un altro prodotto che sto utilizzando tantissimo è questa palettina qui di Wet n Wild ed è la E738 Comfort Zone. Praticamente è la palettina, diciamo, più famosa che fa la Wet n Wild. Super scrivente, meravigliosa, all'interno anche il celeberrimo ombretto dupe del club di MAC, ma questa palette qui ho scoperto grazie a Pinterest che praticamente è la dupe, di una palette di Kat Von D che si chiama Ludwig Palette, vedete? Non riesco a vediamo se me la dà più grande l'immagine. Comunque è proprio la dupe di questa palette qui. La palette di Kat Von D costa 36 o 39 dollari, non mi ricordo, questa qui 5 dollari, infatti questa qui costa intorno ai 5-6 euro, una roba di queste. Quindi ho fatto una piacevole scoperta perché posso dire di avere il dupe di una palette di Kat Von D che fa dei prodotti fighissimi.
E quindi sto utilizzando moltissimo anche questa qui. Poi, come correttore sto utilizzando l'Ultra Matte 24 ore concealer DP2, lo 010, che in verità non è che mi piace tantissimo. È questo correttore qui con questo applicatorino. L'applicatore mi piace, però come prodotto non è che mi piace molto, va un po' nelle pieghette e sì, è abbastanza coprente, ma niente di vedete, pure abbastanza chiaro per me, infatti ci devo tamponare una cipria più scura. Comunque lo sto utilizzando per smaltire il prodotto, per provarlo, però vi ripeto, magari di un'altra colorazione era meglio, insomma, per me magari lo apprezzavo di più. Questo qua è un pochettino chiaro, devo vedere un pochettino, non è che mi ha entusiasmato più di tanto come prodotto. Poi, vabbè, qua vi ho messo Mulac, aspettate, voglio vedere se dallo stick palpo di Mulac sembra, forse così rende di più, è più viola, cioè non lo so, è da come lo inquadra, no, è viola raga, comunque non è, sembra blu ma non è così, io adoro questo rossetto, lo amo alla follia. Infatti mi sembrava strano che non l'avevo messo in un mio video, e quindi ho provveduto subito. Poi, che cos'altro ho utilizzato? Questo blushino della Barefaced Beauty, che è una marca minerale che avevo accantonato, però devo dire mi piace molto perché è molto molto luminoso. Vedete che bello. Molto molto bello, luminoso, dall'incarnato un colore stupendo e pur essendo un prodotto minerale devo dire dura tantissimo e lo sto utilizzando molto in questo periodo. Io non utilizzo molto i prodotti minerali perché odio le confezioni, sono scomode perché stanno in queste giarrettine qua e non mi urta sta cosa che devo svitare eccetera eccetera, quindi prendo altri blush e risolvo il problema anche perché il tempo non c'è. Poi, allora, mi voglio pulire un attimo le mani che vi faccio gli sboccio dei rossettini che ho utilizzato di più. E sono tutti rossettini della Wet n Wild. Eccomi qua. Sono tutti i rossettini della Wet n Wild. Allora, il primo che ho utilizzato è l'E903C Dust Peachy. Praticamente questo qui sarebbe sempre tramite Pinterest. Ho scoperto questa cosa, non so come si pronuncia, Pinterest o Pinterest, non saprei. Comunque, questo rossettino qua è il dupo di Babette di Line Crime. Se vi può interessare, costa soltanto 2,99 euro. Davvero bellissimi questi rossetti, io li stradoro. Poi ho utilizzato l'E911D Stop Light Red, che è il dupo di Russian Red di MAC. Questo rosso stupendo. E poi per concludere Cherry Bomb, che è il dupo di Diva di MAC. Che io adoro, sono tre colori che io adoro e li ho utilizzati tantissimo in questo periodo qua. E come ultimo prodottino ho ripreso ad utilizzare la BB Cream di Garnier tonalità media. La sto terminando e sicuramente è un prodotto che andrò a ricomprare perché mi ci trovo davvero molto molto bene ed è quella che mi vedete su indossata. Davvero un'ottima ottima BB Cream che, come vi ho già consigliato in passato, ve la consiglio nuovamente perché è davvero ottima. Infatti, voglio andarla subito a ricomprare perché non riuscirei a stare senza. Si applica davvero in men che non si dica, non rende il viso, come devo dire,
Dà un bell'effetto matto al viso, non lucida il viso, non è grassosa come il BB Cream. Mi piace, è molto molto leggera, davvero un prodotto top secondo me da avere. E niente ragazze, questo è quanto. Questi sono stati gli usati e le scoperte del periodo che mi pulisco la mano, perché sennò i rossetti della Wet n Wild non vanno più via. E nulla, vi mando un bacione fortissimo. Ah, vi faccio vedere le unghiette nuove. Ho cambiato ragazza che mi fa le unghie e devo dire che mi piacciono tantissimo. Davvero, questo lanulare è spettacolare, raga. Sempre forma squadrata, un colore nude e questi brillantini molto molto carine. E niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!